Pierpaolo? Un italiano su tre ha votato comunista il 15 giugno. Come si chiama questo ragazzo? Pino. E com'è? Raccontami. È innocente, mamma. Ma ancora per poco. Stiamo per fare un salto di qualità. Sono entrati nuovi soci. E gente che sta in alto. È tutto documentato. Nomi, cognomi, date, intrecci politici, somme di denaro fino all'ultima lira. C'è un signore al telefono. Mi sembra Steinmetz. Steinmetz? Giorgio Steinmetz? È lo pseudonimo di qualcuno che sa tutto su Cefis. Lei non ha capito con che abbiamo a che fare, sa? Non mi tocca! Come si chiama sto film che sta a fa? Si chiama Salò. Sì. Ma com'è che vi interessa tanto sto ragazzo? Non capisco. Ho trovato il regista e muore papà attore. Facciamo parte di un pischello che ammazza un frog. Pensa un po'. Io non ho capito che devo fare in tutto questo. Tieni il libretto, c'è sta il nome tuo. È tua la macchina, fregno. Mi stai dicendo che anche lui ti tradirà? Credo di sì. Allora non ti ama? Solo chi ti ama ti tradisce. Chi ha ucciso Pasolini? La macchinazione. Un film di David Grieco. Musiche dei Pink Floyd. Massimo Ranieri, Libero di Rienzo, Matteo Taranto, François Xavier de Maison. Dal 24 marzo al cinema. A proposito del cinema italiano, ecco la nostra prima selezione dei film italiani da non perdere nel 2016. Il primo titolo è Fuoco a mare di Gianfranco Rosi, che si è già aggiudicato l'Orso d'Oro alla Berlinale di quest'anno. Un altro film italiano che ha trionfato alla Berlinale è un documentario girato nel corso di un anno e mezzo a Lampedusa, che parla dell'immigrazione, ma soprattutto è dedicato a coloro che non sono mai arrivati sull'isola e alla gente che da anni apre il suo cuore e aiuta chi arriva. Da non perdere il primo vero cinecomic moderno mai girato in Italia. Lo chiamavano Gigrobò, presentato alla Festa del Cinema di Roma e poi anche a Luca Comics and Games. L'opera prima di Gabriele Mainetti è una perfetta origin story di un supereroe tra il plausibile e il totalmente fantastico, ambientato in una Roma credibilissima e metropolitana. Un altro genere abbastanza nuovo al recente cinema italiano è un film di corse automobilistiche. Quest'anno arriva nelle sale Veloce come il vento, diretto da Matteo Rovere e con Stefano Accorsi come coprotagonista. Beh, voi direte che non sarà sicuramente all'altezza di Fast and Furious e che il genere è un po' riservato alle produzioni americane. Però le prime immagini sembrano confermare il contrario e lasciano una scintilla di speranza, dai. Per quanto invece riguarda la tradizionale commedia italiana, dopo Benvenuti al Sud e al Nord, torna Luca Miniero con Non c'è più religione, con Claudio Bisio. Questa volta si parlerà appunto di religione e il film sarà ambientato in una piccola isola del Mediterraneo. La causa delle controversie tra le diverse comunità religiose è l'allestimento del presepe in occasione del Natale. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù, la comunità cattolica si troverà costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti, con esiti imprevisti. Tieni pure la rima. Allora, che dite? Vi ispirano questi film? Fatemi sapere quali vorreste vedere e noi ci rivediamo prestissimo con altri video e novità.